Buongiorno a tutti, rivolgo un saluto collettivo a tutte le autorità presenti e a tutti i gentili ospiti. E questa è una giornata importante per Taranto e per la comunità tarantina. Diamo il via a una intensa stagione di rilancio per rendere Taranto un polo di eccellenza sostenibile a beneficio dell'intero Mediterraneo, del Sud Italia e di tutta l'Italia. Ci sono delle penne oggi con cui verranno firmati dei progetti. Ecco, con queste penne noi stiamo iniziando a scrivere una storia diversa, una storia differente dal recente passato per questa città. Stiamo concretizzando passaggi che corrispondono ad altrettanti progetti concreti nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo. Ricorderete, è la terza volta che vengo a Taranto in meno di un anno. La prima volta è stata l'8 novembre 2019. Dedicai un'intera giornata alla città, visitai anche accuratamente l'ex stabilimento Ilva e poi parlai con tanti, non solo con le autorità locali, ma con tanti esponenti della cosiddetta società civile, della comunità tarantina. Presi un impegno, non di promesse, di progetti particolari, ma presi l'impegno che ci sarebbe stata la costante attenzione del governo per offrire un riscatto sociale, economico, culturale a questa comunità, sofferente da troppi anni. Ecco, diciamo che in pochi mesi stiamo riuscendo a fare un miracolo. E lo dico tra virgolette un miracolo, perché è una parola spesso abusata. È un miracolo nella misura in cui oggi abbiamo posto la prima pietra per l'ospedale San Cataldo, il nuovo ospedale San Cataldo, atteso da 18 anni circa. È un miracolo nella misura in cui oggi abbiamo incontrato una comunità emozionata di studentesse e di studenti poco fa che frequenteranno un corso autonomo in medicina e chirurgia. È un miracolo nella misura in cui oggi sottoscriviamo quattro contratti di programma che consentiranno la bonifica, la riqualificazione industriale dell'area ex Yard Belleli, il recupero, la valorizzazione culturale e turistica della banchina ex Torpediniere, il pieno funzionamento della zona franca doganale, la realizzazione del laboratorio scientifico merceologico nel porto di Taranto, il piano sociale dell'area di crisi per il sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate e anche la riqualificazione di importanti palazzi del bellissimo centro storico. Insomma, ci sono tutte le condizioni, se poi aggiungiamo altri progetti che sono in fase di studio e sono stati già oggetto delle nostre attenzioni nell'ambito delle affollate riunioni dedicate al contratto istituzionale di sviluppo di Taranto. Penso ad esempio al piano per un acquario che dovrà costituire qualcosa di straordinario per l'intero bacino del Mediterraneo, dovrà essere fattore di attrazione coniugando divertimento e anche ricerca. Nel campo, ovviamente, in questo campo, ecco, io dico ci sono tutte le premesse per offrire dei chiari segnali di fiducia, di speranza a una comunità che io stesso ho potuto constatare con mano la speranza, la fiducia l'aveva persa. Quindi non stiamo promettendo, ci stiamo impegnando per realizzare. Non voglio rubare altre parole, però dico soltanto che l'attenzione per Taranto, questa costante applicazione, ci siamo detti poco fa che dietro questi progetti, queste sottoscrizioni, ci sono la bellezza di 86 riunioni tecniche. Quindi io devo ringraziare non solo la grandissima collaborazione che il governo e con tutti i ministri abbiamo con le autorità territoriali, il presidente della regione, il sindaco, i sindaci dei comuni limitrofi, che coinvolgeremo nel cantiere Taranto e che abbiamo già coinvolto nel cantiere Taranto, il prefetto, tutte le migliori energie del paese,
che sono coinvolte come stakeholders in questo cantiere Taranto. Ecco, io devo dire che questi risultati si ottengono perché c'è piena condivisione, c'è piena convergenza in una visione strategica, una visione sostenibile, che nasce anche dalla conoscenza del territorio, delle specificità del territorio, dal rispetto della vocazione territoriale. E di qui, quindi, offre una prospettiva concreta di rilancio e di sviluppo. Ovviamente vogliamo restituire Taranto agli antichi fasti, ma lo facciamo anche in una prospettiva, attenzione, articolata, che riguarda l'intero Sud e riguarda l'intera Italia. Quindi non è una prospettiva isolata, sono progetti mirati per questa comunità, ma che si inseriscono ovviamente in una visione più complessa, che chiaramente vuole rendere Taranto più digitale, più verde, più sostenibile, anche più inclusiva, ma vuole rendere l'Italia intera più verde, più digitale, più sostenibile e più inclusiva. E chiaramente quindi c'è un progetto che si dipana a tutti i livelli e ovviamente nella consapevolezza che ci sono alcuni territori che hanno bisogno di un'attenzione particolare. Taranto è uno di questi. Quindi il governo oggi porta la sua attenzione personale, ma l'attenzione dell'intera comunità nazionale, nella consapevolezza che laddove ci sono enormi potenzialità vanno sfruttate a beneficio di tutti. Grazie. Procede ora all'avvio dell'iter di sottoscrizione dell'accordo di programma ai sensi dell'articolo 252.